Strada Don Bosco, ottava edizione. Si è svolta ieri mattina a Biancavilla la ormai tradizionale passeggiata in bicicletta che vede la partecipazione di tantissime persone, uomini, donne, bambini e ragazzi di ogni età. Il raduno quest'anno in Piazza Immacolata davanti la Chiesa dell'Abbadia e partenza da Via Ennessa per percorrere le vie principali del centro storico all'insegna dello stare insieme e del condividere e portare in alto sempre la figura di San Giovanni Bosco, il santo che ha dedicato tutta la sua vita all'educazione dei giovani. È bello vedere sempre la gioia dei ragazzi che è la caratteristica poi di quella che è stata la vita di questo straordinario santo. Non è mai facile perché poi è sempre difficile scindere fra quella che è una competizione sportiva e quello che è una vera passeggiata. È bello vedere soprattutto la gioia dei ragazzi e vivere questa giornata insieme ai loro genitori in quello che è un mezzo che forse dovremmo tutti cominciare a utilizzare di più, che è la bici. Accomuna tutti? Accomuna assolutamente tutti, infatti è la cosa più bella, ripeto, è vedere la gioia dei bambini ma vederli insieme ai loro genitori, quindi una giornata di festa che anche quest'anno ci ha accompagnato una bellissima giornata di sole, che è un po' la caratteristica di quella che è la vita di Don Bosco, quindi la gioia, l'energia e l'apprezzare le cose belle della vita. La manifestazione organizzata dalla famiglia Salesiana in collaborazione con l'oratorio Don Bosco della comunità parrocchiale della Chiesa Annunziata rientra nell'ambito del fitto programma allestito proprio per festeggiare San Giovanni Bosco. Oggi al via il triduo di preparazione nella Chiesa Santa Maria del Rosario con sante messe. Giovedì 31, giorno della festa, incontro in mattinata al Teatro Comunale La Fenice con i ragazzi delle scuole e poi Marcia della Pace e nel pomeriggio al termine della Santa Messa processione con le fiaccole e l'immagine di San Giovanni Bosco sino all'Istituto Salesiano.